Allora, ci siamo? Ci siamo, finalmente. Partiamo. Dopo mille peripezie. Meno male. Ma vabbè, io dopo ho fatto diluvio tampone stamattina e mentre sono uscita il diluvio proprio, cioè è piovuto solo quel momento lì. Vabbè, adesso sono uscito il sole. Ora ricaricare il campo, le prime cose, è uscito un sole. Va bene. Un'umidità. Allora si va. Pulito. Destinazione? Non si sa. Non si sa. Nord, grande nord. Ok, allora dopo. Iniziamo ad arrivare a un po' Ulm. Più su. Ok. Germany. Ciao ciao. Allora, siamo alla prima frontiera. Adesso vediamo Italia, Austria, vediamo se ci fermano, cosa ci chiedono. Praticamente l'abbiamo passata e non ce ne siamo neanche accorti. Sì, è vero, mi è arrivato anche un messaggino. Quindi siamo in Austria e per il momento va tutto bene. Nessun controllo, nessuno di niente. Adesso dobbiamo cercare un posto che ci venda una vignetta perché levano le 10. Va bene, siamo. Ora 0:45. Perché da questo c'era un bel traffico. Eccolo qua il confine, adesso vediamo se ci fermano. Ulm, vedi? Uh-huh. Welcome to Germany. Stacco, poi vediamo se. Dieci destra, ciao ciao. Voilà, passato, confine, anche in Germania, siamo in Germania, in tedesca. Grande tedesca. Tedesca. Yeah. Non ci hanno fermati, no, però la macchina anche italiani li ha fermati. Boh, mistero. A noi ci ha fatto il segno. Ci ha fatto così. Così, così. Pollice in su. Pollice in su, ok, andiamo. Let's go. Sai sinistro. Ha un po' sopra sinistro, tra un po'. Ci fermeremo. Ciao, ciao. Guido anch'io un po', adesso perché c'è un vento che mi porta via. Va bene, ciao ciao. Oh, ciao Silvestro, come va? Bene, grazie, e voi? Insomma, tutto bene, sì, ti ritrovi bene in questo viaggio? In questo momento mi sto un po' annoiando, devo dire, perché questa strada è un po' noiosa. Lo so, hai ragione, però per arrivare su dobbiamo attraversare tutta la Germania, e questo è. E niente, tanto tra un po' arriviamo a Berlino. Sì, bello Berlino, ma andiamo a visitarla? No, no, non andiamo a visitarla perché siamo un po' di corsa. Perché la tua padroncina non ha fatto tutti e due i vaccini e quindi ha fatto il tampone che scade e quindi dobbiamo scappare di corsa per entrare in Svezia. Ah, ho capito, quella cosa lì, quel virus che avete voi umani, noi gatti invece non ce l'abbiamo. Tiè. Va bene, ciao Silvestro, ciao ciao. Dai, consoliamoci, anche in Germania non sono messi proprio così bene. Un po' di code. Un pochino sì anche. Però sono code ordinate. Vabbè, sono code della tedesca, ovviamente, non sono le code nostre, però
Anche qua ci sono, oggi è stata una giornata con un bel po' di rallentamenti. Adesso l'altro si è arrabbiato, ha suonato, si è affiancato così, adesso sono affiancati e stanno litigando. È così, la coda saluta ancora di più. Vabbè, quando avete poi finito, noi vorremmo proseguire il nostro viaggio, ci aspetta un posticino ino. Grazie, molto bene. Quindi hanno risolto. Ebbene, abbiamo la nuova autista. Prendo io che c'è meno traffico. Madonna, la faccia. Vabbè. Guarda che bel tramonto. Sì, no, il tramonto è bello. Devo portare anche il camion, però. Ah, non c'è traffico, dai. Tu ne stai qua tranquilla. Ah, sì. C'è la destra. Qui c'è sinistra. Cosa stai facendo, Harry? Sto attaccando al porto di Rostock, ovviamente, sì, perché prima non sapevo cosa fare. No, ma dico, prima non avevamo, non potevamo farlo, no? È dritto? Mi pare di sì. Va. Sì. Scesi dalla nave, siamo in Svezia, adesso vediamo i controlli che ci fanno e speruma. Qui in teoria vale il mio tampone e invece in Norvegia devo poi farne uno di là. Eccolo là il controllo. Allora, abbiamo passato il primo blocco, c'era questa sbarra, però si è alzata automaticamente, ma supponiamo che ci sia un controllo più in fondo, giusto? Un po' più serio. Giusto, se no siamo passati. No, vabbè, vedremo, dai. Adesso controlliamo qua se c'è ancora qualcosa e... Ah, ci ha superato il nostro amico dell'Aika, lo vedi? Sì, c'era una fretta. Ah, è lui che spingeva? No, un altro. Ah, quindi siamo a posto. Sì, siamo a posto, siamo perché uscito. Qui siamo sulla strada. Per neanche i documenti. Ragazzi, ok, aspetta che mi giro così vediamo le due facce. Facce da italiani. Guardi me. Si vedeva al mare, ma è troppo distante. Ci siamo. Siamo entrati in Norvegia, yeah! Fatto!
fatto l'ennesima tampone, sono stati rigorosissimi, ci abbiamo messo quasi un'ora, però ce l'abbiamo fatta. E perfetto, ci siamo anche già persi un po' con la condizione del tempo, perché siamo usciti, erano le 10 meno 10 e è ancora chiarissimo, quindi boh, tramutava il sole alle 9 e mezza, adesso sono le 10, non riesco a girarlo, vero? La telecamera? No, non riesco, e però ancora molto molto chiaro, giro così, così si forse si vede, ancora chiaro, adesso c'ho ancora un pezzettino di tramonto, e in Norvegia ci siamo, bene bene bene. Ci imbarchiamo per attraversare l'Oslo Fjord. Siamo sul traghetto e stiamo attraversando l'Oslo Fjord. Questo è l'angolino per gli amici a quattro zampe. Non ce la possiamo fare. È impossibile. Niente, lascia stare. Sul traghetto e stiamo attraversando l'Oslo Fjord. Questo è il traghetto, chiamarlo traghetto, insomma, ne sono abituati altri traghetti. Comunque, qui c'è l'angolo dedicato agli amici a quattro zampe, dove possono venire con i loro padroncini. La civiltà. Yeah.